Perfetto. Buonasera a tutti, vi diamo il benvenuto a questo webinar su media literacy e disinformation, che tra l'altro è il tema europeo eTwinning dell'anno 2021. È un tema sempre più attuale anche visto la quantità di tempo che passiamo online. In questo periodo, diciamo, di pandemia. Abbiamo stasera due esperte di e-twinning e di molto altro che ci parleranno quindi di questo argomento. Innanzitutto Simona Bernabei, docente di lingua e cultura inglese presso il Liceo Statale Rosmini di Grosseto, che è la scuola polo regionale di e-twinning, e che collabora all'organizzazione di questa serie di eventi formativi e-twinning. Si occupa da sempre di cultura digitale, di uso consapevole della rete, con un focus particolare sui ragazzi nell'età dell'adolescenza, diciamo della secondaria superiore. Dal 2011 Simone è referente pedagogico regionale e-twinning. E tra i suoi obiettivi c'è quello di far conoscere le potenzialità di Twinning grazie al lavoro prezioso e competente di tutto il team toscano. L'altra insegnante che ci guiderà in questa tematica molto attuale è Laura Maffei, insegnante di lettere alla secondaria di primo grado, animatore digitale, responsabile dei progetti europei e moderatore del gruppo eTwinning Virgilio, che è un gruppo che si rivolge a chi muove i primi passi nel mondo eTwinning. Laura, inoltre, è anche consulente pedagogica per il CSS, cioè per il Central Support Service di eTwinning a Bruxelles. Quindi abbiamo, diciamo, due super esperte di digitale sotto tutti i punti di vista e che lavorano anche con degli studenti di due fasce di età un pochino diverse, quindi la scuola secondaria superiore con Simona e la scuola secondaria di primo grado con Laura. Io a questo punto cederei la parola a Simona per iniziare, ringraziando anche tutto il team dell'USR che ha organizzato questa serie di webinar su varie tematiche relative appunto alla rete, ai twinning, a Erasmus e a molto altro. Quindi vi ricordo di firmare la vostra presenza, trovate il link nella chat, ve lo rimetterò qualche volta e a breve vi metterò anche il link a un foglio di Google dove potete scrivere le vostre domande. Affronteremo le domande alla fine in modo da radunare, diciamo, tutti i vari quesiti che avrete. Mi raccomando, fate attenzione a non cancellare le domande di qualcun altro quando andate a scrivere la vostra. Vi pregherei inoltre di silenziare i microfoni, altrimenti abbiamo problemi di fischi o rimbombi. A questo punto cedo la parola a Simona Bernabei per iniziare questo webinar. Grazie mille Luisella, buonasera a tutti, grazie naturalmente anche da parte mia a USR, Daniela Cecchi, Maria Antonietta Marini, che ci non solo coprogettano con noi questo piano di formazione regionale, quindi questa serie di eventi e tutto il ciclo di incontri che per quest'anno e anche per l'anno scorso si è svolto soltanto in modalità online, ma che ci ha consentito di raggiungere tantissimi amici, tantissimi colleghi, nuovi e vecchi amici di eTwinning. Io sparisco e vado a presentare la nostra presentazione di oggi. Penso che si veda, vediamo un po'. Vi Sì, arriva? si Ok, vede, si vede. benissimo, benissimo, grazie. Allora, dunque, noi abbiamo voluto intitolare questa nostra chiacchierata
Media literacy and disinformation, in quanti modi ci può ingannare la rete? Siamo partite dal tema e-twinning di quest'anno, quindi media literacy and disinformation e la disinformazione, ma abbiamo esteso questa riflessione anche ad altri aspetti dell'inganno in rete e soprattutto abbiamo considerato quali possano essere eventuali strategie di informazione e formazione dei ragazzi con cui noi interagiamo, quindi bambini, ragazzi più giovani o meno giovani, che dir si voglia. Le strategie possono essere diverse, ma sicuramente l'obiettivo è quello di creare o contribuire a creare dei cittadini consapevoli, dei giovani cittadini consapevoli, che non siano soltanto, diciamo, dei frequentatori delle tastiere e dei frequentatori dei videogiochi, dei frequentatori dei software, quindi degli utilizzatori finali un po' inconsapevoli, ma che siano soprattutto degli interpreti consapevoli della rete. Questa è una questione che per me è veramente fondamentale. Molti di noi si occupano di questo da anni, molti di noi stanno riflettendo da anni sulla possibilità di avere un curriculum digitale che entri a buon diritto nel curriculum delle materie, quindi sia anche oggetto di valutazione. C'è con noi Marina Marino, che su questo, come diciamo ascoltatrice quest'oggi, che saluto, è un'altra ambasciatrice toscana. Ci sono anche altri ambasciatori, ho visto Sabrina Jacoponi, che è un'altra ambasciatrice del nostro gruppo. Quindi partiamo da qui e partiamo un pochino provocatoriamente per arrivare poi a raccontarvi un po' quali sono le nostre idee per creare attraverso i twinning degli strumenti, delle strategie per poter insegnare la rete in modo consapevole. Io partirei proprio da un'immagine un po' provocatoria. Questa è una giacca di Gucci con su scritto fake. Ora, naturalmente tutti noi siamo in questi ultimi tempi, ma anche insomma negli ultimi tempi moderni, molto lanciati all'inseguimento dell'originale, no? Nella moda, negli accessori, nei telefoni, l'ultimo telefono, l'ultima giacca. E dall'altra parte abbiamo un'azienda grande, prestigiosa come Gucci, che al colmo del paradosso, ed essendo vittima per anni, da sempre, insomma, di attacchi tramite così riproduzioni illegali, vendita di oggetti illegali che riproducono il logo Gucci, ha spiazzato tutti lanciando questa giacca con su scritto in giallo enorme, no? Tipo evidenziatore fake, quindi fasullo. E partiamo da qui con questa foto un po' provocatoria per dire che forse, chissà, forse in fondo i confini fra fake e non fake non sono poi così ben chiari, credo soprattutto a noi adulti e utenti adulti della rete. Quasi tutto è fake. Cercando dati per questa presentazione, ho trovato questi dati, li ho tratti da Wired.com. Wired è una rivista che si occupa di questioni digitali, ma con un taglio molto trasversale, molto culturale, interessante. È una rivista americana, ma c'è anche una versione italiana, una versione britannica, tante versioni, insomma, internazionali. All'epoca dell'articolo che io ho trovato, si riportava che circa il 40% di tutto il traffico generato su internet è fasullo. È talmente fasullo, quindi non soltanto ciò che diciamo, le notizie sono fasulle, ma molto altro, tanto da raggiungere in alcuni casi un limite massimo quasi paradossale, e cioè ci si è resi conto che su YouTube, per un certo periodo di tempo, voi considerate che su molte applicazioni
Quindi, come nel caso di YouTube, un social media che utilizza l'immagine, la trasmissione di video, appunto, sapete tutti come funziona. Ci sono state, ci sono delle visualizzazioni che sono generate da bot. I bot sono dei programmi, sono dei software che praticamente simulano in tutto e per tutto l'accesso come se fossero degli utenti umani. Diciamo, quindi accedono, navigano in internet, mettono like, mettono dislike, mettono i cuoricini, eccetera. Sono arrivati in YouTube a un punto tale che la quota di utenti bot, quindi di utenti fasulli, di utenti fake, era talmente elevata da diciamo, ingannare il sistema che avrebbe dovuto individuarli. Il quale sistema era, diciamo, è quello che serve a individuare, a distinguere il traffico fasullo dal traffico non fasullo. Ed eravamo arrivati a un livello talmente alto di accessi da parte degli utenti bot da creare questo fenomeno dell'inversione. Cioè l'utente umano viene considerato fasullo, mentre l'utente bot viene considerato vero. C'è qualcuno, scusatemi, che ha l'audio acceso, non so se dà fastidio poi nell'ascolto. Andiamo avanti con un altro esempio. Lil Michela è un influencer, ora insomma tutti più o meno, pur non essendo di una generazione, io parlo di me, naturalmente, così più di giovinetti, abbiamo incrociato questo termine influencer, no? Gli influencer sono coloro, una per tutti, Chiara Ferragni, Kim Kardashian, una persona che attraverso i propri, diciamo, consigli, suggerimenti o proposte, fondamentalmente pubblicitarie, quasi sempre riesce ad influenzare il pubblico nelle sue scelte di acquisto, eccetera. Quindi lei è un influencer, fin qui tutto normale, dico, o quasi, insomma, se vogliamo considerare questo mondo degli influencer un mondo normale, ma non è questo il punto del ragionamento. Gli influencer sono tantissimi, Lil Michela ha un profilo Instagram che ha 1 milione e forse adesso anche più di follower, fa campagne pubblicitarie, una carriera musicale. Fa interviste, ha tante passioni, ama l'arte contemporanea, ama la moda, ama viaggiare, addirittura ha una coscienza civica ben marcata, difende i diritti dei su, contro l'oleodotto in North Dakota, ha una passione per gli smalti colorati, per le battute ciniche e per George Michael. Quindi a tutti gli effetti sembrerebbe un personaggio, ma più che un personaggio, una ragazza. Il problema è che questa Lil Michela è finta, è un'invenzione, è un fake, è stata creata appositamente. Vedete anche l'immagine, tutto sommato, un po' se si guarda bene si capisce che è un po' una immagine ricostruita, ma è stato creato un personaggio fake che in tutto per tutto ha una vita, un profilo, lascia delle tracce, interagisce con il pubblico interagisce con lei, la ama, la segue, gli mette dei cuoricini e forse crede che sia vera. Un altro esempio, probabilmente qualcuno di voi, non so se voi abbiate un profilo su TikTok o se vi confrontiate con figli o con studenti che sicuramente hanno un profilo su TikTok, questa cosa è capitata a me, mi imbatto in un profilo dove vedo Tom Cruise che fa un giochetto più che di testa o croce, proprio di sparizione di una moneta. Tom Cruise mi sembrava una cosa improbabile, vado a fare una ricerca, vedo un altro video in cui lui mangia una specie di lecca-lecca e dice: "Ah, ma dentro il lecca-lecca c'è la gomma, favolosa questa cosa, incredibile, that's incredible." Però dico: "Ma che cosa strana, cioè veramente strana questa cosa, non so, qualcosa non mi tornava." Vi assicuro, vedete, vi ho messo qui questa foto, se vi andate a ricercare questo video, c'è anche su YouTube per chi non ha TikTok, è veramente, veramente Tom Cruise. Vado a fare un'indagine e vedo che questo profilo che pubblica questo video si chiama Deepfake, e quindi a un certo punto riesco a scoprire che questo deepfake altro non è che una tecnica per la sintesi dell'immagine, basata sull'intelligenza artificiale, che si usa per combinare e sovrapporre immagini e video esistenti con video e immagini originali. Fondamentalmente un fake, ma un fake talmente ben fatto, perché poi la maggior parte
Nella maggior parte dei casi, per esempio, questa persona che imita Tom Cruise è un attore che imita Tom Cruise, cioè che fa il sosia di Tom Cruise. Quindi diciamo che il profilo veramente fra il fake e non fake è molto molto sottile. Vi lascio immaginare quali possano essere, ad esempio, le applicazioni anche criminali in questo campo, no? Per cui, per esempio, fake news, truffe, cyberbullismo, ma anche, per esempio, video pornografici girati o anche il famoso revenge porn, no? Quindi degli attacchi, diciamo, via internet, ai danni di persone totalmente inconsapevoli. Tom Cruise non è stato particolarmente contento di questa cosa. Control Shift Face ve lo consiglio perché è un canale YouTube su cui trovate un'applicazione di, tra l'altro anche il titolo è veramente significativo, no? Control Shift Face, che sono i tre tasti che vengono premuti in sequenza sulla tastiera per fare un reset. E invece qui, invece che Control Shift, no, Control Alt Cancer era quello, questo è Control Shift e faccia. Andiamo avanti. Nox Frost, questo è un profilo su Instagram, cosa recente, l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Vedete che questo suo post è piaciuto a 32.000 persone, 32, quasi 33.000 persone. L'organizzazione, l'OMS, ha fatto una partnership con questo influencer per raccogliere donazioni e sensibilizzare i giovani sui comportamenti da tenere per evitare il contagio da coronavirus. Quindi molto sul pezzo, un influencer che usa diciamo, la propria influenza per azioni e campagne, diciamo, intelligenti, interessanti. Nox Frost, un ventenne di Atlanta, in realtà è un profilo fake. E quindi arriviamo alle nostre domande. In quanti modi ci può ingannare la rete? La rete ci può ingannare attraverso le notizie, attraverso le identità fasulle, attraverso i corpi fasulli, attraverso dei modelli di bellezza fasulli e molto altro. Il punto è a questo punto: la rete tenta di ingannarci, ma noi quanto siamo disposti a farci ingannare? Cioè, più che quanto siamo disposti, quanto poi ci facciamo ingannare, o quanto riteniamo di essere troppo in gamba per farci ingannare? Cioè, noi siamo realmente pesci nella rete oppure non lo siamo? Abbiamo gli strumenti per essere in grado di capire quando la rete ci sta ingannando oppure no? E soprattutto, e questo è il dato che poi interessa a noi, nel nostro rapporto con i bambini che abbiamo davanti in classe o con i ragazzi che abbiamo davanti in classe, in che modo possiamo aiutarli? Quanto siamo condizionati dal fatto che noi riteniamo i ragazzi inconsapevoli? E mi permetto di mettere un inciso: i ragazzi sono molto meno inconsapevoli di quanto noi siamo portati a pensare, soprattutto i ragazzi più grandi che hanno un confronto quotidiano con la rete e che di tanti meccanismi si rendono assolutamente conto. In che modo però noi possiamo aiutarli, possiamo guidarli, accompagnarli, proprio perché diciamo il nostro lavoro con loro in questo senso e tramite i twinning, tramite i progetti twinning, possa essere un lavoro di scoperta per arrivare all'obiettivo della creazione di cittadini digitali. Laura. Eccomi, allora grazie, grazie Simona. Allora io vi vorrei dare un'idea in generale, degli spunti di riflessione su questo tema, che è un tema che ci riguarda tutti e che non è a caso è il tema dell'anno di Twinning, Media Literacy and Disinformation. Allora, che cosa significa questo media literacy? Io vorrei darvi proprio degli spunti di riflessione per noi e poi pratici come insegnanti, come lavorare in classe con i ragazzi, tenendo conto sempre che io insegno alla secondaria di primo grado, quindi bambini delle medie, via bambini, ragazzini,
una fetta abbastanza interessante di coloro che possono essere comunque risucchiati dalla rete. Questo media literacy, vi vorrei dare un'idea anche da un punto di vista proprio istituzionale, sia a livello nazionale sia a livello europeo. La competenza digitale, comunque la vogliamo chiamare, media literacy, è da più di 20 anni che è al centro delle priorità europee per l'istruzione. Non sto scherzando, io ho iniziato a, sono entrata di ruolo nel 2000, quindi con la strategia di Lisbona, già con la strategia di Lisbona questa competenza digitale era stata riconosciuta come una delle competenze più importanti per i ragazzi di allora, quindi 21 anni fa, e che come tutti sapete erano stati stabiliti dei benchmark, cioè dei target da raggiungere, come nell'ambito economico, così nell'ambito dell'istruzione. Quindi per darvi un'idea, poi ho messo vari link, vi consiglio di approfondirli perché si apre un mondo interessantissimo, cioè l'Europa dell'istruzione ha cercato di lavorare in questa direzione, per evitare di ritrovarsi dove ci siamo ritrovati oggi, cioè con una montagna di gente che abbocca alle fake news. Io mi sono concentrata su quelle. Cosa succede? Erano stati stabiliti dei benchmarks da raggiungere, cioè dei livelli, per esempio abbassare di una certa percentuale il livello di abbandono scolastico, abbassare di una certa percentuale il livello di underachievement, cioè di risultati insufficienti nell'ambito matematico, nell'ambito della comprensione del testo, eccetera. Fate conto che questo doveva avvenire dal 2000 al 2020, già nel 2008, dal 2000 al 2010, scusate, già nel 2008 ci si è resi conto che questi benchmarks non solo non erano raggiunti, ma erano là da venire, quindi sono stati riletti poi al ribasso, e dal 2010 al 2020 c'è stato IT 2020, Education and Training 2020, con altri benchmark da raggiungere. Allora, la prima erano state individuate delle competenze chiave, the key competencies. Nella prima raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio, che è del 2006, 18 dicembre 2006, ci sono le 8 competenze chiave, quindi competenza nella madrelingua, competenza nell'L2, eccetera. La quarta è la competenza digitale, riproposta poi nella seconda raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio, che è del 22 maggio 2018, più vicina, ancora c'è questa competenza digitale. Nel frattempo in Italia è arrivato anche il Piano Nazionale Scuola Digitale 2015, quindi noi con 9 anni rispetto all'Europa, ma molti di più perché si era dal 2000, ma insomma rispetto alla raccomandazione del 2006, si comincia a costruire anche noi una competenza digitale a livello ufficiale, a livello istituzionale. Cioè non è che non c'era, ma non era istituzionalizzata. Cosa viene detto? Viene detto che bisogna promuovere una competenza nell'uso degli strumenti informatici da parte dei ragazzi. Ora, questa competenza veniva esplicitata, probabilmente è stata esplicitata male da noi, interpretata male, cioè... E questo chi ha la mia età, io ho 47 anni, chi ha la mia età lo capirà bene, c'è stato un periodo in cui si insisteva su patente europea del computer, quindi sai usare PowerPoint, sai usare Excel, sai usare Word, che poi perché solo il pacchetto Office non si sa, però c'era questa impressione per cui mettersi davanti a uno strumento collegato a internet era come mettersi davanti alla lavastoviglie, pigi un bottone e la somma andare. Peccato che non ci vuole una patente perché non è una macchina, ma ci sono ambiti che sono stati trascurati. Andiamo avanti, vediamo quali sono questi ambiti trascurati. Se Simona scorre le diapositive, perché io non le posso scorrere. Comunque ve li comincio a illustrare. Allora, un problema fondamentale è questo, che te puoi essere bravo quanto vuoi nell'utilizzare lo strumento, ma poi non distingui il fake dal fact, non distingui la bufala dalla realtà. E abituarli a riconoscere il vero e il falso online non è tanto facile, o quantomeno attendibile e inattendibile, perché non è tanto facile nemmeno per noi, dopo ve lo faccio vedere. Allora, siamo passati, anch'io che ho studiato, ho fatto l'elementare 40 anni fa, qual è un classico del fare? Farti fare una ricerca.
anche ai nostri tempi, miei, insomma, che ci mandava la maestra, ci mandava in biblioteca a fare una ricerca su un argomento, non lo so, le regioni, fa un argomento sul Lazio, che fai? Vai in biblioteca, prenditi i libri, e sempre ci dicevano, attenzione, segnati la bibliografia. Ora, grande classico, segnati la sitografia. Quindi, e poi fammi una presentazione. Cosa succede? Succede che tutti sono in grado di farlo, ricerca e presentazione. Per esempio, io utilizzo i twinning per le mie materie. Io insegno italiano, storia e geografia, sono un esempio vivente del fatto che non è necessario essere un insegnante di lingue per lavorare sui twinning. Utilizzo i twinning per la geografia, perché chiaramente capite benissimo che lavorare su dei progetti europei, avendo partner europei che vivono nei paesi che si studia, è molto diverso da studiarlo su un libro, e lo utilizzo anche per la comprensione del testo. Cosa succede? Io magari faccio fare le presentazioni dei vari stati europei studiati da ragazzi, gliele faccio fare con l'aiuto dei loro partner in Europa, che in questi paesi vivono. E poi dico, mettimi la sitografia, dimmi dove ti sei documentato. Cosa succede? Che i ragazzi lo fanno, ma non hanno chiaro l'attendibilità del sito che mi portano. Per capirsi, proseguendo col paragone di prima, è come se io avessi fatto una ricerca sul, non lo so, sul sistema riproduttivo in terza media, 35 anni fa ci avessi scritto bibliografia, cioè, mi sono documentata su cioè. E, oppure oggi fanno una ricerca su, non lo so, sugli Stati Uniti, mi sono documentato su Topolino. Ecco, i ragazzi quando glielo dico ci ridono tanto, però effettivamente a volte mi presentano alcuni siti che hanno la stessa attendibilità di Topolino, anzi magari Topolino è meglio. Quindi vanno fatti riflettere sulle fonti. Dove ti sei documentato? Come fai a sapere che questo sito è attendibile? E vi faccio un esempio. L'esempio è questo, mi è capitato in varie circostanze, ho fatto fare ai bambini, questo l'ultimo, rimaniamo sull'Europa, ho fatto fare ai bambini delle presentazioni sulle capitali e i loro fiumi. Un bambino ha fatto una presentazione, era Dublino e Liffey, e ha messo delle foto, la ricerca era molto carina, ha messo delle foto, peccato che una non era di Dublino, ma era Berlino e Lastrea. E ho riconosciuto che quella foto non era Dublino solo perché c'ero stata, altrimenti essendo una foto che così tra tante altre, non ci si rendeva nemmeno conto che non era quello. Com'è che lui poteva immaginare che quella foto non corrispondeva all'argomento che approfondiva? Allora, ne abbiamo preso spunto da lì, siamo tornati indietro. Dov'è che hai trovato questa foto? Come hai fatto? E lui è ritornato indietro. Cosa aveva fatto? Semplicemente aveva cercato le immagini su Google. Aveva cercato le immagini su Google, aveva digitato il fiume, se non che aveva trovato non l'immagine del fiume, ma aveva trovato il riferimento a un'agenzia di viaggi che si chiamava Liffey Viaggi, come se uno di Firenze si chiamasse Arno Viaggi. E quindi aveva trovato le immagini di tutti gli itinerari che quell'agenzia di viaggi forniva. Cosa succede? Siamo partiti da lì per una riflessione sul fatto che la rete ti può trarre in inganno, a volte volontariamente, a volte sei te che cadi in una trappola, che cadi in inganno perché semplicemente non conosci, non ci hai riflettuto abbastanza, non avevi gli strumenti per cercare. Ora vi faccio vedere un'altra cosa, andiamo avanti con le diapositive. E quella successiva è un esperimento che è stato fatto, un esperimento sociale che è stato fatto. Allora, vi chiedo di dare un'occhiata. Questo è un altro tipo di attività che si fa spesso con i ragazzi. Cioè, in questo caso si chiama Three Octopus Experiment. Allora, che cos'è? È una ricerca su questo animalino che è in foto, che è il polpo arboricolo. Cosa è stato fatto? È stato dato ai ragazzi questa immagine del polpo arboricolo, un polpo che vive sia in acqua sia sugli alberi, e gli è stato detto, è un animale raro a rischio di estinzione. Cerca informazioni su questo animale su internet e poi rispondi a una serie di domande. Allora, ora non vi vedo, non sono ancora abituata a parlare alle immagini nonostante un anno di DAD, però
è molto meglio parlare dal vivo di queste cose, cioè l'esperimento era questo: viene dato ai ragazzi un animale, in questo caso il polpo arboricolo, gli vengono date un questionario, una serie di domande: dove si trova, qual è il suo habitat, perché rischia l'estinzione, quali sono i suoi nemici e poi come si può agire per difenderlo. Cosa fanno i bambini? Vanno su internet e trovano questo sito che si chiama zapatopi.net trioctopus. Se si scorre la diapositiva si vede come è fatto il sito. È un sito che dà tutta una serie di informazioni su questo animalino. È il polpo che vive sugli alberi oltre che nell'acqua. Vuoi che vada avanti, Luisa? Laura? Se me lo scorri si vede l'immagine del sito, proprio un attimo, tanto per dare un'immagine del sito. Il sito è questo, quindi viene detto Pacific Northwest, dove vive. I bambini trovano questo sito, trovano l'immaginina del polpo, che è sempre quella, e si documentano, ed si può trovare nelle foreste temperate, eccetera. Sotto ci sono tutti i suoi nemici e tutte le informazioni. Vai Simona, scorri velocemente. Torno indietro? Vado andare a quella dopo. A quella dopo, ok, vai. Sì, sì. Tanto questo è solo per dare un'idea di come è fatto il sito. Allora, cioè, è abbastanza chiaro, io non credo di fare uno spoiler se lo dico sopra, che una creatura come il polpo arboricolo non esiste. Non esiste assolutamente. Il sito è un fake. È stato creato nel 1998. Se vi volete divertire, è divertentissimo andare a vedere. L'ha creato un certo Lyle Zapato, che è un falso nome, probabilmente è un ricercatore, insomma, su argomenti, è un esperimento sociale. Su questo sito poi è stato lavorato da parte dell'Università del Connecticut, hanno fatto questa ricerca ai bambini tra 11 e 13 anni. Cioè, per capirsi, hanno dato ai bambini da fare una ricerca su un animale che non esiste. Tutti i bambini sono andati online, tutti i bambini hanno trovato lo stesso sito e tutti i bambini allegramente hanno risposto alle domande. Quindi, dove vive? Vive nella foresta temperata, pluviale. Quali sono i suoi rischi? Rischia di estinguersi. Nessuno di questi bambini si è posto il problema. Ma esisterà un polpo che sta in mezzo nell'acqua e in mezzo sugli alberi? Ma è possibile che di questo polpo ci sia un'immagine sola? Tra l'altro, se si andava avanti a leggere quel sito, e vi ci potete divertire, si scopre che a un certo punto c'è scritto il suo peggior nemico è lo Yeti. Lo Yeti si mangia il polpo arboricolo. Quindi, elementi per capire, belli grossi, per capire che questo polpo arboricolo non esisteva, c'erano. Esperimento fatto negli Stati Uniti, esperimento ripetuto in Europa, su un pubblico abbastanza limitato, è stato fatto, mi sembra, nei Paesi Bassi, poi in vari paesi europei. Cosa è successo? È successo che è emerso il fatto che i ragazzi credono a tutto quello che trovano online. Non verificano niente. Quindi già nel 2007 gli esperti mettevano in guardia: attenzione, cresceremo delle generazioni acritiche, generazioni che leggono qualcosa online e pensano automaticamente che sia vero. Ditemi se vi viene, cioè pensate dentro di voi, ditemi, purtroppo non si può chiacchierare, ma ditemi se vi viene in mente niente che ricorda oggi. Cioè questi che ora hanno 15 anni di più sono quelli che credono che se bevono un litro di amochina gli passa il Covid. Quindi la rete si è riempita di bufale e la gente ci ha creduto. Perché? Perché è cresciuta, abituata a credere. Se lo trovo online, esattamente, Vesna, sono perfettamente d'accordo, e infatti se Simona scorre la diapositiva dopo è la stessa cosa che ho scritto io. Sono le cose che dicevano ai nostri tempi. A noi dicevano: guardate troppa televisione, esattamente, è la prima cosa che ho scritto. Guardate troppa televisione, l'ho vista la televisione, allora deve essere vero. E oggi l'ho trovato su internet, allora è vero. Pensate a quanta gente c'è, adulta, persone adulte, che credono di aver scoperto complotti leggendolo su www.mammeamiche.it. Cioè, non si riesce a capire la validità della fonte.
Esattamente, test di Modigliani. C'è stata tutta una varietà di esperimenti di questo genere. Quindi si capisce l'emergenza di preparare i ragazzi, guarda, pensaci, non tutto quello che trovi è vero. E scusate, non si tratta di saper usare PowerPoint, si tratta di avere spirito critico, una cosa che non, è più difficile da insegnare, è più difficile da allenare. Certo, si è smesso di valutare, si è smesso di valutare, si è smesso di agire con spirito critico, concordo perfettamente. E quindi per fare questo, non un ragionamento meccanico, io capisco anche i bambini che hanno visto il polpo arboricolo, no? Non sono stati a verificare se esiste o no. Gliel'ha detto l'insegnante, meccanicamente faccio l'esercizio che mi è stato chiesto. È stata una comprensione del testo. Certo, loro hanno compreso quello che era stato scritto lì, non certo leggendolo fino in fondo. E quindi il discorso è abbastanza, insomma, è abbastanza da approfondire. Quindi io propongo quella che è stata, ora vi do due o tre, spunti da quello che posso fare io nel mio piccolo e poi strumenti che forse sono più per grandi, però innanzitutto. Io ho utilizzato i twinning perché si creano dei progetti in cui si lavora in collaborazione. Intanto si mettono più teste insieme. Quindi, fra tutti, magari no, non sono solo con me stesso davanti alla rete, ma sono in un gruppo davanti alla rete. Tra tutti, che qualcuno gli venga in mente di verificare, ci sta. Quindi, progetti di incontro e di condivisione con gente che è reale, perché? Perché i twinning è una comunità dove si è verificata l'identità di chi entra, degli insegnanti perché viene verificato proprio che questo insegnante esista, degli alunni perché sono inseriti dagli insegnanti e quindi si spera che gli insegnanti non mettano dentro gente fake. I twinning come spazio di ricerca, perché? Perché si lavora insieme e in certo senso si fa una ricerca didattica, si lavora, si creano strategie nuove e anche spazio di gioco ed esperienza, perché il gioco e l'esperienza. Specialmente gioco nel senso di gioco di ruolo, faccio esperienze con altri e quindi ragiono, non solo reagisco. E questo l'avete presente tutti, parlare la lingua inglese, francese, insomma, parlare una lingua straniera per parlare con l'insegnante e quanto è imbarazzante, siamo tutti italiani, parlarsi in inglese e quanto è diverso parlare inglese con uno la cui seconda lingua è inglese. E quindi è il mio unico mezzo per comunicare con quello. E io ho notato che quando si fanno gli incontri online, i ragazzi si arrampicano letteralmente sugli specchi per farsi capire. Perché? Perché lì la lingua riscopre la sua visione, cioè la sua funzione originale, che è quella di comunicare. Comunico davvero, non recito, perché all'insegnante sto recitando, è finto, si fanno dei dialoghi finti. Utilizzo invece la lingua per comunicare. Nel comunicare ci sta a incontrarsi. Qui nei miei progetti, che mai sono veramente a tematica solo disinformation, ho inserito tante piccole attività però per riflettere. Per esempio, ora l'ultimo progetto che ho ora è un progetto che si intitola Un viaggio in Europa. Abbiamo partner di tutta Europa. Capirete che in un momento come questo avere dei progetti a livello europeo è estremamente importante perché i ragazzi non escono dalla scuola e incontrarsi online su Meet con i partner gli apre una boccata d'aria. Cosa facciamo? Tradizionale, niente innovazioni perché purtroppo non è l'anno di fare grossi esperimenti. Ognuno di noi presenta il proprio stato o il proprio territorio e noi abbiamo fatto così, ci incontriamo online. E i ragazzi delle varie scuole europee presentano il loro territorio e ognuno deve presentare, cioè ogni gruppo presenta cinque città, di cui una città è inventata, non è una vera città, o non è di quello stato, o è proprio una città inventata. E l'altro team, il team dell'altro stato, deve indovinare qual è la città inventata. Si possono fare ricerche online, ma nel tempo in cui l'altro sta parlando. E un altro di questi giochi, sempre sulla disinformation, sul fatto che la rete può ingannarci, lo facciamo sul vocabolario.
prendiamo delle parole, sempre sono giochi che si fanno con i team dei partner, prendiamo delle parole che i ragazzi non sanno, c'è un gruppo che conosce il significato vero della parola, gli altri gruppi devono inventare dei significati per questa parola. E quanto più questi significati sono convincenti, meglio è ovviamente, e poi ognuno deve votare qual è secondo loro il significato più convincente della parola. In ogni caso, da tutti questi giochini, da tutti questi esperimenti, viene fuori che ha ragione, non chi sa la verità, ma ha ragione chi è più convincente. E sempre la riflessione che esce da questi giochi è attenzione, perché chi parla meglio ti inganna. Io che insegno lettere, che quest'anno ho una prima, sono stata molto colpita da uno dei miei bambini che mi ha detto: è come Ulisse, è vero, e navigare nella rete è un po' come Ulisse che naviga, o meglio, un po' come noi che navighiamo nel mare, ogni tanto incontriamo uno come Ulisse che ci frega con le parole, ecco. E quindi attenzione, perché le parole della rete ci mettono nel sacco. E questo è tutto sostanzialmente per il mio intervento. Vi do due spunti nelle due diapositive successive, che sono due posti dove potete trovare informazioni. Allora, questo qui è un, anzi, vi invito a visitare, abbiamo messo dei link, se poi avrete i materiali potete guardare. La Commissione europea si è occupata di affrontare la disinformazione online, e c'è questo messaggio, ora purtroppo dura pochi minuti, ma andrei avanti perché siamo abbastanza avanti con l'orario. Ha preso proprio una parte del... Scusami. Ok. No, Simona, non lo mandare perché... No, mi è partito... ho paura che disturbi. Comunque c'è una parte del sito della Commissione europea su quello, e questo interessantissimo da visitare con i ragazzi, EU versus disinfo. Qui, questo ve lo consiglio, e su questo uso i miei ultimi due minuti, sono 22:50, vi consiglio questo sito, di visitarlo. È l'Unione Europea che ha creato un sito per combattere la disinformazione, non solo a livello, come vedete, medico, ma anche a livello proprio politico. E ci sono anche dei giochi, eccolo qua, si vede, Disinfo Quiz, che è l'ultimo nella barra nera. Ci sono dei quiz dove chiede agli adulti di verificare la nostra capacità di riconoscere vero, falso o satira, e vi assicuro che è veramente difficile riconoscerlo. Cioè, passano delle informazioni e chiede all'utente adulto: scusa, è vero, è una fake, oppure oppure è satira? E io ne avrò indovinate 2 o 3 su 10. Quindi è veramente, veramente interessante, e lo potete visitare anche con i ragazzi, specialmente se i ragazzi sono della secondaria di secondo grado, quindi in grado più di ragionare a livello un pochino più articolato. E quello precedente, che è il sito della Commissione europea, è utilizzabile anche con i bambini più piccoli. E su questo inserite piccole attività, questo è il mio consiglio, qualunque sia il vostro progetto, visto che ora l'educazione civica la facciamo tutti, inserite piccole attività che facciano riflettere su come ti può fregare la rete all'interno delle vostre attività. E su questo rilascio la parola a Simona, e grazie a tutti, magari ci rivediamo per le domande. Grazie Simona. Grazie a te. Allora, grazie mille. Io colgo l'occasione e mi aggancio a una tua frase, quando tu dicevi: ha ragione chi è più convincente, no? Non ha ragione chi dice la verità necessariamente, ma chi convince meglio o chi convince di più. Per esempio, c'è questo gioco che si chiama Among Us, che è un gioco giocato moltissimo dai ragazzi ultimamente, ultimamente parlo dell'ultimo anno, ma anche nel primo, diciamo, chiamiamolo primo lockdown, insomma, nel lockdown dell'anno scorso, ed è un gioco in cui un gruppo di
di astronauti, fondamentalmente si gioca a distanza, si gioca online, quindi i ragazzi lo giocano sul telefono, su insomma device mobili e praticamente ciascuno di loro è un astronauta e all'interno del gruppo, che è un gruppo fondamentalmente collaborativo, ci sono degli impostori, nessuno sa chi siano gli impostori. Gli impostori ovviamente hanno come obiettivo quello di sabotare il più possibile il buon funzionamento dell'astronauta, no? Non dell'astronauta, ma dell'astronave, della navicella. E invece, naturalmente, tutto il gruppo deve collaborare a fare una serie di, a svolgere una serie di compiti per il buon funzionamento della comunità e a naturalmente beccare, individuare l'impostore. E questo gioco viene utilizzato moltissimo come studio della comunicazione, proprio perché c'è questo gioco di identità nascoste, no? Identità false, nessuno sa chi siano gli impostori. Gli impostori a un certo punto possono anche evidentemente eliminare i non impostori. Solo quando si è eliminati si sa chi è l'impostore in realtà, però a quel punto si può fare poco perché ci si trova fuori dal gioco. Quindi è una cosa che vorremmo segnalare perché è un esempio, tra l'altro i ragazzi, se vi interessa giocarci, i ragazzi sono assolutamente informati, sanno cos'è, io direi anche dagli 8 anni in su conoscono questo gioco ed è molto interessante per fare proprio un lavoro sulla comunicazione. Torno indietro e vado qui. E continuiamo pochi minuti, però insomma poi questi argomenti poi potrebbero essere veramente approfonditi. Si passa qui a una riflessione sulle false identità, sui falsi modelli di bellezza e i problemi che ne derivano, che sono relativi alla body shaming, che è appunto questo utilizzo incondizionato e crudele del commento, no? Qui si sta parlando sempre di ciò che accade in rete, in particolare sui social media, in particolare su dei social media utilizzati dai ragazzi e certamente quindi non Facebook, ma Instagram e TikTok, dove il corpo chiaramente viene dileggiato, viene criticato, viene commentato negativamente. Evidentemente ciascuno di noi su internet può giocare con la propria identità, no? Perché possiamo nasconderci dietro uno schermo e quindi questo è assodato. Purtroppo accade in modo molto, molto ampio, molto, molto diffuso, insomma, molto comune. In realtà internet ci offre proprio il punto di partenza per far percepire agli altri una nostra immagine che potrebbe essere quella che è in realtà, ma potrebbe essere un'immagine leggermente diversa o molto diversa. Il 32% delle ragazze, il 18% dei ragazzi a volte non pubblica immagini sui siti perché preoccupati per il body shaming, cioè ricerchiamo la figura, scusate, il selfie perfetto. C'è un video molto divertente su YouTube fatto dal gruppo di comici che si chiama Jekyll, che fa vedere una ragazza, dura pochi minuti, alla ricerca del selfie perfetto. Il selfie perfetto non esiste, è una proiezione di un'immagine che assolutamente non ha niente a che vedere con la verità, o comunque addirittura può utilizzare filtri. Per esempio, adesso su Instagram sta girando un filtro che si chiama cuscino o qualcosa del genere, pillow qualcosa, che praticamente vi dà la possibilità di, se siete su Instagram, provatelo, è raccapricciante, vi dà la possibilità di fare una foto di voi stessi con le labbra gonfiate appunto a cuscino e le guance molto tirate su, no? Quindi si gioca, questo è un gioco chiaramente, ma per la generazione degli adolescenti è qualcosa che può diventare veramente, veramente un problema. La preoccupazione di quello che gli altri diranno.
Ed è nato, devo dire, in questi ultimi tempi un movimento molto interessante, molto bello di attivisti e attiviste soprattutto che cercano di capovolgere gli stereotipi corporei in rete. Sono molto seguite, lavorano proprio sia per la body positivity che per la body acceptance, cioè per l'essere in grado di accettare il proprio corpo e dell'essere positivi nel proprio corpo. Ad esempio, una cosa molto interessante, secondo me, conoscete Getty Images, che è un sito, un repository di immagini di alto livello, molto, molto, molto di alto livello, che ha bandito le foto ritoccate che fanno apparire le modelle più magre. Questi sono segnali molto forti. Forti perché le immagini di queste modelle, di queste ragazze scheletriche che hanno fatto il giro della rete e che molte volte sfuggono ai controlli anche dei social media, sono veramente dei riferimenti terribili. Qui vi ho citato Jamila Jamil, che è una inglese che fa un podcast molto interessante, per i più grandicelli potrebbe essere interessante anche ascoltarlo, tra l'altro in un inglese britannico assolutamente meraviglioso. Fa un corso online gratuito su una piattaforma che si chiama Future Learn, una piattaforma importante di learning, e ha fatto un corso, e questo è interessante, che ancora c'è online, in partnership con Tommy Hilfiger, quindi uno stilista, e si chiama appunto Esplorando la neutralità del corpo e l'immagine del corpo. Molto interessante. Vado abbastanza veloce, passo a un altro elemento di fake, che sono i corpi fasulli. Anche qui, insomma, guardate queste foto. Io qui ho scelto delle foto, ce ne sarebbero tante, no? Guardate soprattutto questa centrale. La bellezza resa immortale da un filtro. Photoshop è uno strumento assolutamente affascinante. Anche lì, secondo me, imparare noi ad usare questi strumenti. Io quando feci anni fa un corso su Photoshop, ho capito veramente, al di là delle decine di video che si trovano online, che ci fanno vedere il prima e il dopo, ci fa capire veramente quanto sia anche sottilmente fake online. Notizia dell'altro giorno che ho trovato veramente, che mi ha insomma un po' così sorpresa, ma forse neanche troppo, una influencer americana che vabbè, fa parte di una di queste stirpi di super influencer, che è una delle Kardashian, della dinastia delle Kardashian, ha ritirato tutte le sue foto online, e questo si può fare perché ci si appella a una normativa molto ristretta in fatto di privacy, che consente a me e soprattutto alla Kardashian, che probabilmente ha qualche asso nella manica in più di me, di ritirare dalla rete tutte le foto, non quelle che fossero diciamo photoshoppate per qualche motivo distorte, ma tutte le foto che non sono photoshoppate. Cioè, ormai siamo arrivati a un livello di proiezione dell'immagine che supera, e non solo supera, ma doppia, tripla, quadrupla la realtà. Passiamo velocemente alle identità fasulle. Identità fasulle che sono uno dei, diciamo, degli schermi che vengono utilizzati in rete e che purtroppo sono fra l'altro alla base di fenomeni come il cyberbullismo e il discorso d'odio, lo hate speech. Internet ha cambiato il bullismo. Il bullismo in persona, no? I fenomeni di bullismo faccia a faccia, perché ci consente, ci rende possibile di essere anonimi dietro uno schermo. Noi non sappiamo chi sono gli autori delle minacce, non sappiamo chi ci sta minacciando, non sappiamo esattamente, o potremmo non sapere anche chi indirizza nei nostri confronti un discorso d'odio. Quindi basta farsi un giro su Facebook per la nostra generazione per trovare sequele di commenti carichi di odio inverosimili, più che inverosimili, carichi di odio inverosimile che
nessuno, io penso, sarebbe pronto a ripetere in realtà. Io faccio sempre un'attività quando faccio come referente per il bullismo e cyberbullismo della mia scuola, faccio sempre quando faccio questi incontri con i ragazzi di sensibilizzazione, li faccio giocare faccio loro pescare dei messaggi di odio a caso, no? Scelgo due persone. Più che scelgo, si candidano, vengono spontaneamente dei ragazzi davanti a tutti, pescano queste frasi, e queste frasi che io ho scritto sono delle cose ovviamente nei limiti, perché siamo in una scuola, ma sono delle cose, delle offese, no? Fai schifo, sei orrendo, puzzi e cose di questo tipo. I ragazzi non ce la fanno a dirsele, o se ce la fanno ridono perché tentano di così di nascondere questo disagio, ma è incredibile, e la riflessione che loro fanno poi dopo queste attività sono: è vero, io non ce la farei mai a dire queste cose. Delle volte, anzi spesso, le vittime di questi hate speech sono poi vittime che arrivano ad atti estremi, quindi insomma è anche interessante fare questo tipo di attività. Due o tre suggerimenti e chiudo. Potrebbero essere indirizzati a ragazzi un pochino più grandi. Per esempio, io mi sono confrontata anche con delle classi di ragazzi sensibili, ma non particolarmente, diciamo, abituati a parlare di certe cose, che però si sono rivelati assolutamente entusiasti di riflettere sulle questioni legate alla rete. Sono venute fuori delle cose molto interessanti. Quali sono le regole, per esempio? Lasciar creare ai ragazzi, per esempio condivisi anche con ragazzi di scuole diverse d'Europa, nelle scuole e nelle realtà da un paese all'altro le cose cambiano molto, ci sono anche delle regole molto diverse sull'utilizzo degli strumenti, per esempio, no? Telefoni sì, telefoni no, device sì, device no. Creare delle regole, per esempio, sull'utilizzo consapevole della rete da condividere con classi di ragazzi più piccoli attraverso un prodotto finale che può essere un ebook, quindi abituarli, per esempio, ad utilizzare delle applicazioni, degli strumenti in modo efficace, in modo autonomo, guidandoli naturalmente. Racconti dalla rete, farli raccontare utilizzando appunto anche qui strumenti che possono essere ebook, possono essere semplicemente, o anche non semplicemente, possono essere dei blog. Ci sono strumenti molto semplici, anche lo stesso Google Suite offre degli strumenti semplici e gratuiti naturalmente per realizzare, e tutto questo condiviso con dei partner europei acquista, diciamo, una profondità di riflessione, come diceva Laura, in questo momento certamente di chiamiamola quarantena, di clausura, ma anche e sempre, no? Un'altra idea, il vostro mondo raccontato da voi, realizzando delle infografiche. I ragazzi adorano, sono una generazione molto visiva, i ragazzi adorano utilizzare gli strumenti più grafici che verbali, diciamo, quindi realizzare delle infografiche anche molto semplici insegna loro, per esempio, la sintesi dell'informazione, saper selezionare quello che è importante da quello che non lo è. Una cosa che io come insegnante di lingua mi trovo sempre a dover affrontare, no? Ma facciamo un riassunto, per carità, che orrore, però il riassunto è utilissimo. Ma questo coniuga, diciamo, una modalità di sintesi dell'informazione con una modalità di rappresentazione sintetica e grafica delle informazioni. Questo ve l'ho già detta. Qui va bene, avevo messo un video, poi queste slide le possiamo condividere. Perché questo, per esempio, per chi lavora con i più grandi, è conoscerete TED, che è un sito dove ci sono dei materiali veramente pregevoli di discussione di diversi tipi di topic. In questo specifico talk parla una giornalista che ha, diciamo, smascherato tramite una sua inchiesta il ruolo che avrebbe avuto Facebook nell'indirizzare
la scelta dei cittadini del Regno Unito nel scegliere Brexit invece che Brexit sì, anziché Brexit no. Cose veramente piuttosto grosse perché questa giornalista si è interessata anche, è quella che per intenderci ha sventato Cambridge Analytica. E chiudiamo così con questo. Ora, sarebbe venuto meglio se voi aveste avuto le nostre facce davanti. In realtà è così. Ovviamente, qual è Simone e qual è Laura? Qual è la vera Laura? Qual è la vera Simona? Qual è la finta Laura e qual è la finta Simona? Io vi ringrazio e poi naturalmente passo la parola a Laura per i suoi saluti. Sono le 17:34. Laura, vuoi salutare anche tu, ringraziare tu a te? Sì, allora intanto grazie a tutti, va bene, carine anche delle cose gentili che ci sono state dette. Io veramente vi consiglio insomma di guardare, di vedere i vari materiali che abbiamo trovato perché in un tempo così ristretto e siamo state anche abbastanza precise, non è stato possibile esaminarli tutti, però veramente si prestano a tante attività con i ragazzi. Io credo che non esista una ricetta magica, no? Per distinguere il vero dal falso, sarebbe bellissimo anche per noi. E mi accendo anche la telecamera in quest'ultimo minuto. E ci farebbe comodissimo, specialmente ora in tempo di Covid e di vaccini, poter distinguere vero e falso. Non c'è la ricetta, io credo che però quello che possiamo fare è instillare il dubbio nei ragazzi, Non prendere per buona la prima cosa che trovi e nemmeno la prima cosa che ti fa comodo. Cerca sempre un po' di più, cerca di andare più a fondo, che è quello che manca, no? La volontà di approfondire, non fermarsi subito alla prima risposta. E niente, su questo grazie, guardiamo grazie a tutti di esserci stati in tanti fino alla fine e guardiamo se c'è qualche domanda, magari Sì, Luisa. veramente grazie a Simona e a Laura, è veramente molto interessante. Sì, ci sono alcune domande, partiamo da quelle diciamo un po' più operative. Qualcuno scrive: come possiamo noi aiutare i ragazzi a riconoscere le fake news, dato che spesso capita anche a noi di non riconoscerle? Quindi effettivamente capita che anche i docenti stessi abbiano talvolta problemi a riconoscere le fake news o comunque a verificare le fonti. Qualche consiglio, qualche indicazione pratica su cosa fare, da dove partire? Ma io mi permetto di fare proprio l'esempio classico che credo tutti quanti noi abbiamo subito in questi ultimi anni, no? La classica mail che arriva da un fantomatico posteitaliane.qualcosa. Basta tentare di fare il reply per vedere che in realtà non è Poste Italiane che manda la mail, ma è cr.cr.cr. La fonte, quindi Laura diceva cercate. Non vi stancate mai di cercare, non esiste una ricetta, ci cadono anche i giornalisti, quindi voglio dire, l'importante è veramente avere l'occhio aguzzo, andare a vedere i siti, guardare che siti sono, cercare, copiare e incollare questi siti e vedere dove vi portano. È lavoro, ma per i ragazzi è una scuola incredibile perché si serve a sviluppare anche il senso critico, no? Quindi credo che sia fondamentale. Sì, volevo aggiungere una cosa, ma insomma siamo sulla stessa lunghezza. Per esempio, io ai ragazzi dico spesso, allora ovviamente sulle mail siamo d'accordo, ma cercate di verificare la fonte. Quindi, per esempio, se è Gino Rossi, psicologo, verifichiamo se esiste intanto questa persona. Quindi cerchiamo e verifichiamo. Poi ora stavo leggendo la chat che dice per la scuola dell'infanzia qualche indicazione. Allora, qui è francamente difficile. Allora, non tanto per noi, cioè non solo per noi, ma in generale legato all'argomento, perché le attività per la scuola dell'infanzia legate al digitale sono terreno estremamente scivoloso.
in quanto i bambini sono, diciamo, nella scuola dell'infanzia meno si espongono al digitale probabilmente e meglio è, direi le attività legate ai twinning qui sono particolarmente utili perché per esempio io quelli che conosco io per la mia scuola o altre che abbiamo visto premiate, in genere si favorisce l'utilizzo della rete per l'incontro diretto con altri bambini. Quindi i bambini si scambiano attività, disegni, saluti con altri bambini. E anche qui credo che questo permetta di vedere ai bambini che di là dalla rete c'è una persona veramente esistente, altrimenti è come guardare un film, insomma. Quindi sulle attività però della scuola dell'infanzia veramente vi consiglio di esplorare i materiali di twinning, ce ne sono tanti, è un ambito dove i twinning cerca di migliorarsi, proprio per questo, perché l'utilizzo del digitale con bambini, dalla privacy in poi, è terreno estremamente, estremamente scivoloso. Quindi su quanti modi ti puoi ingannare la rete, non è mai troppo presto per dirlo, ma non possono essere loro gli utilizzatori e quindi deve essere tutto filtrato. Sì, infatti, effettivamente. Poi un'altra domanda sempre molto pratica, come si fa a essere così aggiornati, così up to date su quello che va di moda in rete, sulle ultime app, i filtri, perché comunque per noi docenti a volte un po' datati è molto utile sapere cosa sta succedendo, qual è il giochino che va di moda, dobbiamo tutti iscriverci a TikTok, a Snapchat, come facciamo? C'è un segreto per essere così, così aggiornati, diciamo, per essere sempre in grado di percepire come stanno andando le cose, cosa sta succedendo nelle teste dei nostri adolescenti? Allora, io personalmente la tecnica che adotto è quella di parlare con loro e ascoltarli, farmi suggerire delle cose. Sono fortunatissima perché ho degli interlocutori molto svegli che mi danno sempre delle dritte interessanti, e poi me le vado a cercare, me le vado a leggere, leggo articoli, mi metto sui siti, mi diverto, sperimento. Ieri sera, confesso, ho sperimentato questo filtro del cuscino e ho mandato una foto alla mia famiglia che mi ha risposto: sei impazzita, che hai fatto? Cioè, bisogna anche giocare e divertirsi, perché comunque conoscere questo mondo, come dici tu, è conoscere poi il modo di interagire con loro, non perché bisogna parlare il linguaggio di TikTok, ma perché bisogna capire che la loro attenzione poi effettivamente si finalizza molte volte, se siamo fortunati, a quel minuto che dura il video di TikTok. Questo potrebbe essere triste, ma in realtà bisogna capire un po' che bisogna risintonizzarsi un po' in questo senso. Leggere, essere curiosi, divertirsi, c'è un mondo fuori di materiali anche molto di qualità, per cui questo è il mio consiglio. Sì, sì, sono d'accordo anch'io. Stessa cosa, chiedere ai ragazzi. E poi non voglio sempre pubblicizzare, ma visto che l'ambito è quello, i gruppi twinning ci sono apposta, insomma, condividerlo con altri insegnanti, ce ne sono tanti gruppi twinning proprio sull'utilizzo degli strumenti informatici, ma comunque quello che va di moda lo dicono i ragazzini, magari ce lo dicono dicendoci: voi vecchiacci non ve ne rendete conto. Per esempio, sono loro che da anni ci dicono che Facebook è solo per i vecchietti, insomma, cioè, non è un rischio per loro perché loro non ci sono. Quindi vediamo un po' dai ragazzi, anche dai ragazzini. Sì. Certo, sì, sì, è vero. Ormai Facebook è terreno di cinquantenni, sessantenni. però anche su Facebook effettivamente le persone molto spesso scrivono cose che di faccia non direbbero, quindi anche la riflessione diciamo su cosa saremmo disponibili a dire a voce di fronte alla persona e cosa invece a volte scriviamo perché non ci rendiamo conto che in realtà poi è la stessa cosa, le parole sono altrettanto pesanti. C'era anche una domanda molto operativa, una persona chiede un consiglio: meglio creare un progetto e-twinning esattamente su questo tema
o fare semplicemente delle attività specifiche, magari in un progetto che riguarda anche altre cose, cioè come consiglio per approfondire più meglio un progetto proprio su questo argomento o magari infilare qua e là attività di questo tipo un po' Ma anche in progetti. io forse valuterei anche, come diceva Laura prima, sulla base dell'età degli studenti con cui si interagisce, rifletterei se organizzare una riflessione, stimolare una riflessione un po' più, diciamo, sul fenomeno, oppure farceli trovare dentro e poi arrivare alla riflessione. Cioè, dipende, magari dei ragazzi del secondo biennio delle scuole superiori o addirittura di anno finale, quindi di quinta, hanno la capacità anche di astrazione, no, esattamente come diceva Laura. No, Laura, tu che dici? Sì, allora concordo, cioè io preferirei, cioè io stessa francamente non so se ce la farei proprio dal punto di vista a sostenere un progetto tutto su questo argomento, insomma, e diventa poi, può diventare pesante, o uno fa un progetto che è di breve durata e allora tutto concentrato su quello, uno spot, oppure no, meglio delle attività che poi portino una riflessione. Noi, per esempio, abbiamo sfruttato le ore di educazione civica, cioè ognuno nella sua materia ha fatto delle piccole attività in cui, tra l'altro, ci fosse anche questo. Ecco, basta chiedere come ti sei informato, dove l'hai trovato, sei sicuro che cose così. Sì, infatti. E l'ultima domanda, l'ultimissima, perché poi stiamo arrivando alla fine, era proprio sul discorso dell'educazione civica. Quindi diciamo, Laura ce l'ha un po' già risposta a questa domanda. Un progetto eTwinning o un progetto su queste tematiche, le attività sono a pieno diritto ore di educazione civica. Quindi anche il discorso di cui parlava inizialmente Simona, sul curriculum digitale che dovrebbe essere oggetto di valutazione, finalmente ci possiamo arrivare perché nell'ambito di queste 33 ore annuali di educazione civica, perlomeno per la secondaria di secondo grado, si possono inserire degli elementi, da valutare proprio su questo curriculum digitale, giusto Simona? Cosa dici? Sì, io sono assolutamente d'accordo. Tra l'altro, appunto, insomma, il sogno, nella mia mente è da anni quello di poter realizzare nel primo biennio dei percorsi proprio curricolari. Poi, ovviamente, è sempre difficile, se non impossibile, perché o il docente di un'altra disciplina, si fa carico, diciamo, fra virgolette, di queste ore e quindi le utilizza e trova il modo di, così, di salvare capre e cavoli, nel senso, nel mio caso, di fare questo lavoro, utilizzando la lingua veicolare, la lingua straniera come lingua veicolare, che va bene, va benissimo, però insomma, ecco, l'educazione civica, tra l'altro devo dire che questo è uno strumento potentissimo, il parlare di queste cose con i ragazzi. I ragazzi si attivano anche attraverso lo schermo e stanno più a lungo del tempo previsto e chiacchierano e intervengono, perché è qualcosa che li tocca molto da vicino, appunto, anche nei vari snodi che riguardano poi l'identità, i problemi legati all'immagine corporea. Sono cose che li toccano molto da vicino, perché poi moltissimo, soprattutto le ragazze, moltissimi di loro le vivono sulla propria pelle queste cose. Quindi, insomma, è un modo per entrare anche in queste cose in modo non proprio diretto, a farlo di piede, insomma. Certo, sì, infatti. A questo punto direi siamo qua, abbiamo sforato di quasi 20 minuti, quindi direi forse possiamo chiudere se non ci sono altre domande. E ringraziando ancora sia l'USR, Maria Antonietta Marini e Daniela Cecchi, sia le nostre due ambasciatrici e anche i vari ambasciatori che hanno partecipato come uditori stavolta. Ci fa sempre piacere vedere il gruppo toscano così affiatato, così presente. Grande gruppo, bravi tutti quanti. Non, io esclusa, dico, parlo No, degli no. altri. Grazie
E a questo punto davvero vi ringraziamo e riceverete sia le slide sia il link per eventualmente riguardare la registrazione. Grazie a te Luisella per la magistrale conduzione, grazie mille davvero. Grazie a tutti, arrivederci. Arrivederci, buona serata. Buona serata a tutti, grazie. Arrivederci. Scusate, in chat chiedo.